Buonasera a tutti, sono Riccardo Sturla Vogadri, fondatore della Shark Academy, Master Instructor Padi e da 20 anni sono testimonial Mares, ma ho usato Mares da quando sono nato e non ho mai avuto problemi, perché è l'attrezzatura migliore che esista al mondo. Oggi voglio parlare dell'SMB, Surfer's Marker Buoy, in italiano chiamato pedagno. Eccolo qua, ultimo modello, appena uscito. Io mi trovo molto bene con i pedali della Mares. Di solito usavo quelli professional della linea XR, però alla fine ho preferito usare questo. Perché? Perché è più compatto, è il più compatto al mondo e ci sta nella tasca del gav, molto importante, in modo da non avere cose in giro che penzolano. E quindi essere molto compatti, idrodinamici ed evitare che poi gli squali me lo mordono, me lo rompono e così via. Articolo 415753, costa 78 euro, pochissimo. Allora apriamolo, come vedete è tutto un compatto, si apre, si svolge e qui c'è il nostro bel pedagno. Qui abbiamo il cordino con la valvola di sovrappressione, perché dopo che gonfiamo il pedagno, quando il pedagno sale, l'aria si espande e se non c'è una valvola di sovrappressione, si spacca, si rompe in mille pezzi. Quindi è importantissimo comprare un pedagno con la valvola di sovrappressione. Io poi ho tolto questo perché è troppo grande, non mi piace avere cose in giro che si potrebbero impigliare, quindi poi ci ho fatto un nodo più grande e ho lo stesso effetto. Si può anche svitare per pulire, sciacquare, ogni tanto bisogna sempre fare manutenzione. Alla classica scritta Diver Below, subacqueo sott'acqua, poi c'ha le fasce catarifrangenti, così anche di notte da lontano si può vedere, la classica bandierina del sub. Bel tessuto rigido, anche c'è morbido ma robusto, volevo dire, e poi qui c'è la possibilità di gonfiarlo sia a bocca sia inserendo la frusta di bassa pressione che di solito si usa per gonfiare il gaff, quindi molto comodo. Inoltre c'è la possibilità di gonfiarlo anche col secondo erogatore, col secondo stadio, facendolo infilare aria da sotto, quindi ha mille possibilità. Poi che cosa c'è? C'è il rail, la carrucola con dentro il cavetto. Attenzione, c'è anche un moschettone doppia luce. Ecco qua, perché? Perché a questo punto vi devo spiegare come si usa il pedagno. Pensate che la Padi ha fatto un corso, una specialità apposta per insegnare a usare il pedagno. Che cosa bisogna fare? Bisogna prendere il cordino, fare un cappio, vedete un cappio, ok, e un nodo. Facendo un cappio e un nodo si crea una sorta di asola. Io che cosa faccio di solito? Io faccio anche un secondo cappio in punta qui, che questo è una sorta di trucco, vedete? Così creo un piccolo occhiello. Un piccolo occhiello, poi nell'anello ce lo infilo tutto, rimetto dentro la carrucola, lo blocco. A questo punto la carrucola deve avere i buchi, vedete? Perché i buchi? Mi servono i buchi, così io quando lo voglio tenere bloccato, che cosa faccio? Posso prendere insieme con una luce sia l'asola che avevo fatto prima sia uno dei buchi del rail della carrucola, vedete? E così è bloccato. Ecco, quando poi lo srotolo io sgancio qua così mi si srotola tutto, quindi sgancio tutto quanto, si srotola e poi quando sono arrivato alla posizione che mi serve
non faccio altro che agganciare questo così e poi aggancio una parte così mi rimane in questo modo, vedete? E a questo punto lo tengo con un dito tranquillo, però non mi si srotola tutto. Certo, l'ideale poi è fare i segni, piccoli nodi a ogni metro. A 1 metro si fa un nodo, a 2 metri due nodi e così via. Questo è il sistema migliore per utilizzare il pedagno. Lo consiglio, è un ottimo pedagno, in questo momento è quello che io uso. Ciao ciao, ci vediamo in acqua. Saluti.